benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Nell'ultimo episodio del popolare reality show Grande Fratello, il presentatore Alfonso Signorini ha ripercorso gli animati eventi della settimana, focalizzandosi sull'aspro confronto tra Beatrice Luzzi e Giampiero Mubini. Le tensioni sono esplose, e le parole non sono certo mancate. Beatrice Luzzi emerge come la stella indiscussa di questa edizione del Grande Fratello. L'acclamata attrice, favorita del pubblico, non solo domina la scena, ma influisce significativamente sul corso degli eventi all'interno della casa più spiata d'Italia. Da regista di dinamiche a protagonista di storie d'amore, la Luzzi ha dimostrato una presenza poliedrica. Rari sono i concorrenti che non hanno incrociato il ferro con lei, e Giampiero Mubini, introdotto più tardi nel cast, non fa eccezione. Il punto di rottura si è verificato nei giorni scorsi, durante un pasto comune, quando Mubini ha fatto riferimento ai figli di Beatrice, sottolineando le difficoltà che hanno dovuto affrontare negli anni a causa del suo carattere. Le affermazioni del noto giornalista e opinionista hanno suscitato la veemente reazione di Luzzi, che ha reagito con indignazione e ha minacciato di perdere le staffe se Mubini avesse osato menzionare ancora i suoi figli. Nel corso dell'ultima diretta, Alfonso Signorini ha portato alla luce l'alterco tra Beatrice e Giampiero, evidenziando il tentativo di pacificazione. Mubini, rendendosi conto di aver oltrepassato il limite, ha offerto le sue scuse alla collega di reality. Tuttavia, come recita il proverbio, uomo avvisato mezzo salvato, Luzzi non ha nascosto che d'ora in poi Mubini dovrà ponderare attentamente le sue parole, specialmente quando riguardano la sfera familiare dell'attrice. Che ne pensate? Ha fatto bene Beatrice Luzzi ad inalberarsi contro Giampiero Mubini? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!